Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai consiglieri, buongiorno agli illustri ospiti presenti. Oggi in quest'Aula torniamo a parlare di sicurezza stradale e, come ormai è evidente, è un tema centrale di ogni città e quindi l'amministrazione capitolina ha davvero preso a cuore questo tema. Lo abbiamo già affrontato in diverse occasioni. Perché tra l'altro si parla di persone, di madri, di padri, di figli. Ed è quindi fondamentale che un'amministrazione si occupi delle persone che vivono nella sua città. Parliamo di salvaguardia e parliamo di rispetto, di convivenza, di coesistenza pacifica e rispettosa di tutti coloro che utilizzano la strada in diversi modi. Ancora una volta non siamo da soli a discutere di questo tema. Insieme a noi, come è accaduto già nello scorso mese di marzo, quando abbiamo approvato l'adesione alla giornata mondiale e la delibera per ampliare le competenze della consulta cittadina sulla sicurezza stradale, ci sono moltissimi ospiti graditi che peraltro da anni si occupano di queste tematiche. Abbiamo Jean Todt, presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile e soprattutto inviato speciale dell'ONU per la sicurezza stradale. C'è Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia. C'è Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. C'è Giuseppe Guccione, presidente della Fondazione Luigi Guccione Onlus. Voglio ringraziarli tutti, tutti per dare il loro contributo e per sostenere questa attività che stiamo portando avanti. E voglio esprimere la mia personale soddisfazione per il fatto che su questo tema stiamo riuscendo a fare squadra anche con associazioni di cittadini che quotidianamente si impegnano, anche perché purtroppo molto spesso hanno avuto delle vittime in famiglia. L'esigenza di lavorare insieme per la sicurezza stradale nasce dai dati. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno sono oltre 1.250.000 le persone che rimangono uccise a causa di incidenti, un prezzo enorme in termini di vite spezzate e di dolore per i familiari e gli amici delle vittime e un costo sociale elevatissimo, pari addirittura al 3% del prodotto interno lordo. Il nostro obiettivo è di ridurre drasticamente queste cifre, che sono simili a quelle di un bollettino di guerra. È necessario che la sicurezza riguardi tutti gli aspetti della mobilità. Bisogna adoperarsi affinché tutti siano messi in grado di vivere la strada in modo più consapevole, riducendo al massimo il numero degli incidenti. Per questo motivo la nostra amministrazione, sin dal suo insediamento, ha assunto il tema della sicurezza stradale quale linea di governo prioritaria, predisponendo una serie di azioni concrete per rendere finalmente le nostre strade un ambiente sicuro e inclusivo e raggiungere l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime. Sono passati poco più di 6 mesi da quando, il 3 marzo scorso, in quest'Aula, è stata approvata la delibera numero 8 che ha ampliato il ruolo e le competenze della consulta cittadina, che ha preso così la nuova denominazione di consulta cittadina sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. La modifica del nome chiaramente segue l'ampliamento delle competenze e l'ampliamento della sfera che deve essere presa in considerazione. La sicurezza è un tema che riguarda qualunque aspetto della mobilità su strada. Una delibera che ha dato un ruolo molto importante a questo tavolo tecnico. Abbiamo rafforzato l'impegno dell'amministrazione nel favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta e abbiamo promosso l'uso del trasporto pubblico locale verso un riequilibrio complessivo che è anche garanzia di maggiore sicurezza. All'interno del PUMS abbiamo inserito opere in varianti come numerose piste e corsie ciclabili. E a breve, stiamo iniziando a realizzarne qualcuna, a breve inizieremo, immagino, a realizzare tutto il resto. Abbiamo cambiato concetto, la strada è di tutti e questo è un principio dal quale partire. Una nuova visione della mobilità cittadina che è in linea con quanto sta avvenendo con le più grandi città europee e soprattutto in linea con le nuove richieste delle persone e dell'ambiente. Quindi abbiamo tanti aspetti che si intersecano e che comunque costituiscono la base per ragionare in termini di sicurezza e di solidarietà nel fruire le strade. L'obiettivo chiaramente è di diminuire le vittime della strada
è indissolubilmente legato alla capacità di offrire alla cittadinanza strade e mezzi di trasporto sicuri, disponibili, accessibili. E dobbiamo preoccuparci in particolar modo dei bambini, delle persone più fragili, degli anziani, dei disabili. Con queste finalità è stato elaborato il programma straordinario per la sicurezza stradale, uno strumento di programmazione a breve, medio e lungo periodo, che si fonda sull'idea che nessuno in futuro debba rimanere ucciso o seriamente ferito a causa di un incidente stradale, chiamando la collettività, istituzioni e cittadini a contribuire tutti quanti perché ciò accada, perché si realizzi. Con questo piano ci proponiamo di incidere su tutti i comparti della mobilità, dal trasporto pubblico a quello privato, a quello delle merci, alla ciclabilità, alla pedonalità, attraverso chiaramente strumenti di intervento diversificati. Interveniamo sulle infrastrutture, sulle tecnologie, sui servizi di emergenza e di assistenza post-incidente, ma anche promuovendo una trasformazione culturale che incida profondamente sui comportamenti della cittadinanza. Ecco, probabilmente un aspetto che deve investire fortemente questo tema, come tanti altri, è un cambio di passo a livello culturale. Dobbiamo capire che qualunque tipo di cambiamento deve partire da noi. Non ci sarà nessuno che opererà il cambiamento se non saremo noi per primi ad attuarlo. E questa attività si sta già traducendo in un lavoro strutturato e ciclico. Un programma straordinario attraverso il quale la consulta cittadina nel corso di ogni anno può rideterminare le priorità, proporre soluzioni, intervenire nella loro attuazione e verificare insieme all'amministrazione i risultati che progressivamente verranno raggiunti. In conclusione, voglio ribadire un concetto che per noi è di primaria importanza in tutti i campi della nostra azione amministrativa, anche sul terreno della sicurezza stradale, quindi. È fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, come dicevo, e con la consulta questo obiettivo è stato realizzato. Grazie.